Con il presidente Sebastiani, insomma, presidente, dopo tre sconfitte si è tornati alla vittoria, vittoria meritata con una prova di grande caparbietà, di grande sacrificio, anche di sofferenza nel finale. È quello che abbiamo sempre fatto, quindi siamo tornati ad essere quelli che siamo stati fino a tre partite fa e quindi era importante fare una partita così di carattere, di concentrazione, di sofferenza anche negli ultimi minuti. Però diciamo che oggi abbiamo fatto un po' tutto noi. Pescara che ha preso un gol praticamente nell'unica occasione, nell'unico tiro in porta del Monopoli, però nel finale in quei quasi 9 minuti di recupero la squadra è stata brava a non correre assolutamente rischi, poteva subentrare la paura come era accaduto in altre occasioni e così non è stato. Sì, diciamo che sicuramente il Pescara non ha rischiato nulla oggi, però non era nemmeno facile giocare su un campo così, perché il campo non era assolutamente buono e chiaramente chi gioca cerca di giocare la palla a terra fa un po' più fatica, l'abbiamo visto anche in due o tre occasioni dove i nostri attaccanti avevano superato l'avversario, la palla si è fermata o magari ha fatto un rimbalzo strano, anche l'ultima di Colai per esempio. Però il Pescara credo che oggi non abbia rischiato assolutamente nulla. Presidente, c'è stato questo infortunio di Plizzari, è andato il giocatore, il ragazzo è andato in ospedale, sapete già qualcosa sulle sue condizioni? Credo che stiano facendo gli esami, quindi appena sapremo qualcosa, speriamo solamente che non sia nulla di grave, perché sarebbe veramente l'unica nota negativa di questa giornata. Ecco, toccando ferro, sperando che sia un infortunio non grave, dovessero invece esserci problemi maggiori per Plizzari, Pescara potrebbe tornare sul mercato per reperire un nuovo portiere? No, io mi auguro assolutamente di no, perché Plizzari è un giocatore che abbiamo voluto fortemente, è un giocatore su cui puntiamo molto e quindi speriamo prima di tutto per lui che non si sia fatto nulla, poi anche per noi. Presidente, oggi abbiamo visto al 91esimo contestazione da parte dei tifosi di casa all'indirizzo della squadra del tecnico del Monopoli, abbiamo visto invece tanti tifosi del Pescara come sempre in trasferta che hanno trascinato la squadra alla vittoria. Ma io mi ripeto, io credo che questa sia la strada giusta, perché una squadra senza tifosi non è nulla e i nostri tifosi fino adesso sono stati eccezionali, io li ho sempre ringraziati. Credo che la città dovrebbe essere un po' più vicina a questa squadra, perché i tifosi, quelli nostri, li abbiamo sempre avuti vicino, dentro e fuori, e hanno sempre sostenuto la squadra fino alla fine. Prima di chiudere, Presidente, le passo un attimo l'auricolare per una domanda dallo studio da parte di Jacopo, di Andrea Costantini. Jacopo, il Presidente vi ascolta. Allora, sta arrivando intanto il tecnico Pancaro in postazione da noi, siamo in diretta. Fabio, buonasera mister, buonasera. Grazie per essere qui. Le chiedo subito, dove è stato più bravo il Pescara? Ma il Pescara è stato sicuramente agevolato dal fatto che per la nostra ingegneria... Guardate, questa domanda non me la fate più, perché tanto vi devo rispondere sempre alla stessa maniera. Io su questa cosa sto lavorando oramai da tanto tempo. E quando, appena sarò pronto vi comunicherò tutto in maniera tale che poi non sarete più così curiosi per la società. Ho letto questa settimana, purtroppo a Pescara adesso chiunque viene a trovarmi entra in società, ho letto che questa settimana avevo un altro socio, ma peccato che loro hanno investito a Catania e non a Pescara. È un amico, è venuto a trovarmi e volevo sgombrare proprio da ogni tipo di dubbio sul discorso loro, perché sono già in un'altra società e credo che il prossimo anno saranno sicuramente tra i professionisti, quindi non hanno nessun interesse ad acquistare un altro club. Assolutamente nulla.